trovare un po' di quiete, le Marche sono una terra ideale. Ne era consapevole Lorenzo Lotto, pittore solitario dalla vita tormentata e dalla scarsa fortuna, che ha lasciato numerose opere in ben 8 comuni della regione. Originario di Venezia, non trovò spazio nella sua città natale per via della sua pittura estremamente innovativa e originale, nonché anticonvenzionale e anticlassica. Fu così sempre costretto a cercare lavoro nei centri periferici, tra cui le Marche, dove la competizione era meno accesa e dove il suo linguaggio poteva esprimersi più liberamente, senza le costrizioni di una committenza legata al gusto, le cui regole erano dettate essenzialmente da Tiziano, Raffaello e Michelangelo. Siamo infatti in piena epoca rinascimentale. Il Lotto legò il suo nome a Recanati, che fu il suo rifugio preferito, tanto da morire a Loreto, allora parte della città, che sarebbe diventata nota in tutto il mondo con Giacomo Leopardi. Il comune vanta diverse opere del Lotto conservate all'interno del museo di Villa Coloredo Mels, che continuano ad attrarre numerosi visitatori. Ma per vivere appieno la produzione lottesca occorreva fare di più, per far comprendere a fondo la sua genialità e il suo tratto così particolare e innovativo, i suoi giochi cromatici. È nato così il riallestimento delle sale che ospitano i suoi dipinti, l'Annunciazione, il Polittico di San Domenico, la Trasfigurazione e il San Giacomo Maggiore. Con l'ausilio di touchscreen, di didascalie in italiano, inglese e persino in braille per bambini e di un art wall di oltre 3 metri, si potranno ammirare straordinari e piccolissimi particolari presenti nelle opere recanatesi. Contestualmente sono state riallestite e rifunzionalizzate anche altre 4 sale della Pinacoteca Civica. Al visitatore viene quindi offerta una nuova esperienza digitale per aggiornare l'arte e il pensiero del Lotto ai nostri giorni. Un intervento reso possibile dal Comune di Recanati grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata, in collaborazione con Marche Cultura, con l'Accademia di Belle Arti di Macerata e Sistema Museo, e che ha potuto contare sulla consulenza della storica dell'arte Marta Paraventi. Lorenzo Lotto già di suo è un pittore che si gode anche senza orpelli o senza strumenti. Il Museo di Recanati ha voluto fare un passo in avanti nell'ottica anche della nuova definizione di museo data dall'ICOM, un museo inclusivo, un museo partecipato, un museo accessibile, e quindi quando ci si pone questo obiettivo di aprirsi a più pubblici possibile bisogna studiare in modo ecco proprio preciso, sartoriale, cosa fare per valorizzare opere che già da sole chiaramente parlano per la loro bellezza. Quindi abbiamo impostato nuovi apparati didattici in italiano e in inglese, con schede di sala, braille, didascalie per bambini, quindi chi vuole si può venire a vedere il museo, si mette seduto, ascolta la musica rinascimentale di sottofondo, quando vede l'Annunciazione è come se fosse immerso in una giornata odorosa di primavera, quindi ecco, abbiamo tutte queste sottigliezze, ma nello stesso tempo ci siamo aperti anche a un pubblico giovanile, un pubblico che usa con molta dimestichezza la tecnologia, e quindi abbiamo pensato ad esempio a creare un mini film di mini video di 6 minuti dove lo stesso Lorenzo Lotto, impersonato da un attore, che ci racconta della sua vita, del suo rapporto con le Marche, del suo rapporto con l'arte, e ci invita a vedere il museo. Così come attraverso un sistema molto sofisticato di monitor è possibile approfondire la conoscenza delle opere di Recanati, della civiltà del Rinascimento, ma anche di dettagli delle opere, ma anche ad esempio attraverso il sistema dell'art wall c'è una sorta di osmosi tra piccole frasi dedicate a Lorenzo Lotto e la visualizzazione dei suoi particolari. Quindi ecco, un intreccio, un sistema coordinato per semplicemente narrare un artista che già a suoi tempi è stato tra i più narrativi e narratori di storie sia profane che sacre del suo tempo. Quindi un omaggio a un artista che ha fatto proprio dello storytelling del Rinascimento una sua cifra stilistica, un grandissimo artista che, non ci scordiamo, proprio a Recanati ha lasciato il suo primo capolavoro, ma non ci siamo scordati del forte legame che ha avuto con Loreto, dove è morto, e quindi proprio la sezione introduttiva del museo è proprio uno sguardo dalla finestra, una cornice finestra, da dove si intravede il profilo inconfondibile della Santa Casa di Loreto. Noi crediamo moltissimo in tutto questo, perché pensiamo che sia
un percorso utile per tutti, sin dai bambini, dalle scolaresche che vedano che cosa erano in grado di fare e si abituino alle cose belle, perché poi penso che il mondo si migliori con questo e con la compartecipazione. Per cui il nostro contributo certo è stato una cosa utile, però era inutile se era solo, fine a se stesso. Se invece ci si mettono insieme, non occorre dar solo soldi per contribuire, si può mettere anche il cuore, si può mettere l'attività, la passione e tante queste piccole cose qui. La tecnologia aiuta, no? Perché l'arte prima, nei libri di storia, invece adesso riusciamo a capire meglio grazie anche a queste sale come sono state riallestite. Pazzesco, è meraviglioso, mi sono meravigliato anch'io. È chiaro che dobbiamo puntare non sulla mia generazione, ma sulla generazione dei ragazzi, e i ragazzi non vedono altro che questo, per cui renderlo così, ma non solo digitale, ma così vero anche nel digitale, è una grossa maestria che hanno usato i curatori e chi ha fatto questo, per cui complimenti veramente a tutti quanti di Recanati, che hanno dal comune alle persone che ci hanno lavorato, perché hanno fatto un lavoro meraviglioso. Recanati sta puntando molto sulla valorizzazione dei suoi spazi culturali e dei personaggi che hanno legato il proprio nome alla città. All'Otto è stata dedicata anche la sala conferenze all'interno di Villa Coloredo Mels. Ma a noi il Lotto sta veramente molto a cuore, siamo sempre stati coscienti di avere queste quattro opere eccezionali, tra le più valutate a livello nazionale e internazionale per quella che è la sua produzione, e quindi con questo intervento le abbiamo rese meglio fruibili, diciamo siamo arrivati a un livello, a uno standard che è di altissimo livello, e quindi l'offerta sarà sicuramente molto più attraente per il turista, per il visitatore. Ecco, cultura, turismo, ci avete lavorato tantissimo e adesso vediamo i frutti, questo lavoro di 3 anni praticamente che finalmente diventa realtà. Ma sì, noi crediamo che per quelle che sono le caratteristiche della nostra città, cultura e turismo debbano essere sempre tra gli obiettivi di punta della città, ma non solo per un semplice aspetto culturale e di fruizione, ma perché la ricaduta economica sulla città anche in futuro deve fare sempre affidamento anche alla spinta del turismo, che si va certamente ad aggiungere a quelle che sono le caratteristiche della nostra città manifatturiera, produttiva, eccetera. Però il futuro, soprattutto per quello che riguarda il centro storico, la vivibilità della città, non può non prevedere la centralità del turismo. Questo progetto di riallestimento è stato un progetto voluto fortemente perché noi avevamo a disposizione una cifra, quindi potevamo scegliere di fare una mostra, una bella mostra, dove quelle mostre che portano tanti visitatori, oppure fare altro. E noi invece abbiamo pensato di investire quella somma proprio per far sì che restasse qualcosa alla città, perché quello del riallestimento del Lotto è un progetto strutturale che riguarda intanto non solo Recanati ma tutta la rete lottesca che abbraccia tutte le Marche, ma soprattutto è per far conoscere realmente questo personaggio importantissimo, rinascimentale, maestro che è rimasto un po' tra virgolette all'angolo per la forte concorrenza che aveva nel periodo. E invece Lorenzo Lotto è un artista da riscoprire, far conoscere soprattutto ai nostri giovani, ma anche alla nostra cittadinanza, perché dobbiamo ricordare che le opere che abbiamo qui nel Museo di Villa Coloredo sono opere fatte per Recanati, quindi racconta la città di Recanati, racconta l'identità di Recanati, e questo è bene che si conosca. L'Otto Digital Experience è l'apice di una lunga serie di interventi realizzati per migliorare la fruibilità di tutte le sale del Museo Civico di Villa Coloredo. Un percorso lungo, ha ribadito il direttore Luigi Petruzzellis, durato 3 anni, tra interventi conservativi e di valorizzazione. Abbiamo puntato molto sul digitale, non solo con le opere dell'Otto, ma anche come il Museo dell'Emigrazione, dove abbiamo realizzato un virtual tour che è molto, molto seguito. Oggi inauguriamo questo riallestimento dell'Otto, che è basato in buona parte sulla componente multimediale. Quindi diciamo che da oggi la visita alla Pinacoteca Civica diventa molto più inclusiva e molto più allettante anche per il visitatore, perché potrà navigare di fatto le opere d'arte.